maggio. È stato inaugurato stasera il sito dei beni culturali della diocesi di Bergamo. Siamo il signor Carrara, delegato vescovile per la comunicazione della cultura. Da dove nasce l'idea di questo portale? Nasce da un lavoro lunghissimo di catalogazione. Prima c'è stato questo lavoro che ha durato anni, che è costato molti soldi alla diocesi, alle parrocchie, e poi su questo patrimonio accumulato si è inserita l'idea di una messa online di questo patrimonio per consentire il massimo della fruizione da parte dei navigatori internet. A questo punto sono intervenute le altre collaborazioni delle istituzioni del territorio, la provincia, il comune, l'università, il provveditorato, ed è nata questa idea. L'idea quindi è il frutto bello di una convergenza di passioni, diciamo così, per l'arte, e vorrebbe valorizzare al massimo l'enorme patrimonio che abbiamo. Solo i beni mobili sono circa 280.000. Vorremmo che non fossero solo nelle sagrestie o nei cassetti, ma che molta gente possa vederli.